Ciao ragazzi, come va la vita? Bene, bene. Avete viaggiato molto, mi sembra. E qualcosa siete riusciti a scoprire. Ottimo lavoro. Lo so. E voi avete scoperto qualcosa? Altro che. Però so già che non vi piacerà. No, ti devo interrompere, Giro. Fa pure. Preferirei essere io a parlare. Sai, le tue doti di guerriero sono eccezionali, ma a raccontare storie sei un po' scarsino. Beh, ci mancavano. Però è così. Uno in particolare è il nocciolo della questione. Continuando le indagini, ci siamo trovati di fronte a un interrogativo inquietante. C'è qualcosa che non va? Sì, più o meno. Secondo te, qual è la caratteristica più importante che deve avere un buon informatore? E chi lo sa? A ogni modo io non ho intenzione di diventare un informatore. Lo so, ma non è una domanda che vale solo per chi vuole fare questo lavoro. Scusa, dove vuoi arrivare? Te lo dico io. La dote più importante per un informatore è la fantasia, Giro. Indipendentemente dal caso che ha accettato, un informatore ha il compito di scoprire la verità e per farlo elabora delle ipotesi, giocando un po' di fantasia. C'è sempre un motivo per come si mettono le cose o per come si comporta la gente. Sono queste le risposte che un informatore deve trovare. Quindi fa una supposizione e cerca le prove per confermarla o scartarla. Giro, ti presento il tenente Abram Russell, ex agente segreto del Gran Reame. Anche se a quanto pare adesso è più che altro un mercenario, un trafficante. Questa però non è tutta la verità. Cosa vorresti insinuare? Beh, sei stato bravo a mantenere la tua copertura. Ma a me non la dai a bere così facilmente. Basta recitare, sputa il rospo. Non ho molto da dire. Piuttosto, sappi che chi scherza con il fuoco prima o poi si brucia. Ah, dici? E perché dovrei bruciarmi? Pensavo che tu fossi un semplice mercante. Taci, strega! Ti sbrighi a farlo parlare? Ma come fare? Potrei torturarlo oppure iniettargli il siero della verità. Sono metodi molto dolorosi. Guardami bene negli occhi, Russell. Tu mi dirai esattamente quello che ti chiedo. Dovrai obbedire ad ogni mio comando. Hai capito bene? Sì, certo. Ho capito bene. Ti dirò tutto quello che mi chiedi. Così mi piaci. Dove spedisci la merce che riesci a procurare? Insomma, dimmi per chi lavori. Chi è il tuo cliente segreto, Russell? Il suo nome è...